Ci sei? Aumento un po' la voce che ti sento bassa. Ci sono. Raga, chi ha avviato un forno? Scusate, Effettivamente. allora, Di cosa stai parlando? non sento rumori strani. Comunque, info generale, io non penso di rimanere più di mezz'ora ancora. Ma Robby, l'ora a questa chiama è lo stesso. Roberta, io 58 stacco al volo. Ah, e che ne so, no, era per dire, visto che abbiamo Ok, iniziato allora, prima. tu arrivi alla zona del mercato, che è questa qui, il distretto d'acciaio. Tu, Inani e Alduin, iniziate a montare la vostra bancarella piena di merci. Ovviamente ti iniziano a dire: presto, Gwen, inizia a preparare tutto, che dobbiamo prepararci per la vendita. Ok, inizio a fare quello che devo fare. Ok, tutto assieme mentre stai preparando arriva un guerriero verso di te. Ah, Mastra Nana, scusate, ti mostro una spada. Dovrei sistemare questa lama. Potreste aiutarmi? Bene, Certo, che domanda. bene. Come potete vedere è molto smussata, però mi pare un peccato cambiarla. La lama alla fine è buona. Dovreste riuscire a sistemarla, penso, in poco tempo. Certamente. Bene, mi affido a voi allora. Per quando vi serve? Onestamente avrei da fare una ronda, quindi se potesse essere pronta tra una o 2 orette. Alla fine è solo una filatura, non dovrebbe perdere troppo tempo. Farò prima possibile. Ok. Allora, Robby. Tirami. Tipo ora una giornata dopo quello va a fare la ronda disarmato. Esatto. E E lo fai morire male. Allora, un tiro per l'artigianato. Tirami. Destrezza. destrezza, quindi col modificatore. Hai vantaggio però perché comunque è il tuo mestiere lavorare armi e armature. Quindi tiro 2 volte. Sì, esatto. Ok, meglio. Ok, diciamo che il lavoro di affilatura non è niente di troppo complicato per te, considerando che è uno dei Cosa lavori fa? più semplici. Sento poco, sento sottofondo. Ripeto, il lavoro d'artigianato per te è una. Cioè, il lavoro di affilatura, scusami, è una cosa, una bazzecola per te. Quindi sistemare questa lama è un lavoro da poco. Però ovviamente non è l'unica cosa che devi fare durante, diciamo, le tue ore di lavoro, perché altre mercanzie si deve preparare, altri clienti si devono servire. Tutto assieme, mentre tu ti stai destreggiando ad affilare la lama, senti qualcuno che si lamenta con l'elfo. Ma come può quest'arco costare così tanto? Insomma, io sono un povero nano di miniera, non posso permettermi tutta questa cifra, devo fare questo stupido regalo. E quello cerca di giustificarsi, Alduin. Ma Mastro Nano, questo è uno dei miei migliori archi, l'ho lavorato io con le mie mani. Ma cosa dici? Un legnetto vale l'altro, su, fammi uno sconto. E quello cerca in qualche modo di negare lo sconto, ma il nano è insistente. E ti guarda con lo sguardo, Robby. Il No, nano no, l'elfo. Tipo quasi a chiederti aiuto perché non sa che o... fare. Mi avvicino. Sì. Buondì, Mastro Nano. Ah, salve, Sono... salve, Ci collega. sono problemi? Ma sì, volevo prendere questo pezzetto di legno che vorrei utilizzare come bastone da passeggio. Purtroppo però un amico elfo e lui adora questi affari, ma questo mezzelfo che qui non vuole darmi uno sconto. E quello lo corregge, sono un elfo, non sono un mezzelfo. Sì, quello che è, voi orecchie a punta siete tutti uguali.
Beh, indubbiamente la fattura di quest'arco non è tanto bella quanto lo sarebbe se l'avessi fatto io, ma... L'elfo ti guarda male, ti guarda malissimo. L'arroganza! Ti guarda male, ti si uccide con lo L'arroganza! sguardo, Alduin. Anche fattura, capito bene? Esatto, No, mentre che dico questa cosa gli do... Sto più zitto. Annoisci. Annuisce però Ma... digrignando i denti con irritazione. Il nano dall'altra parte se la prende a ridere perché ovviamente lo stai prendendo per il culo. Comunque guardo negli occhi del nano e dico, ma ciò nonostante è un arco di ottima fattura. Questo lo posso riconoscere anch'io e senza dubbio anche lei non è di certo uno stolto. Lui sì, ma certo, ovvio che non sono uno stolto. Io riuscirei a riconoscere perfettamente un inutile tozzo di carbone da un diamante di valore. Se voi mi dite che ha valore, borbotta. Potete fidarmi della mia parola. Ok, lamentandosi D'altronde è il mio mestiere. e bestemmiando il nanico, tira fuori dalla sua barba piena di fuliggine un sacchetto di denaro, lo dà all'elfo. E l'elfo lo guarda con un sorriso di metallo. Grazie mille! Oddio, osserva! Grazie, Gwen, per il tuo aiuto! Ti chiamerò nuovamente se dovrò contrattare con altri nani. Ok. Beh, avevi dico, avevi in mente un modo migliore per convincerlo, forse? La prossima volta forse dovrei anche presentargli oltre all'arco le frecce. Torniamo a lavorare. Ok, dopo una proficua mattinata di lavoro, Gwen, Qui qua. fate un bel po' di denaro. Ok, ragazzi. Dopo che ognuno di voi ha vissuto la sua esperienza, come la prima volta, il mondo si annebbia. Qualcosa è cambiato. Non siete più a Mirrondil. Vi ritrovate in una Mirrondil, o meglio, siete ancora a Mirrondil, ma non è la stessa. Vi ritrovate in una Mirrondil ormai devastata. Con lo sguardo annebbiato, vedete dei soldati che stanno accatastando cadaveri su una pira. Ma accanto a questa pira di cadaveri che ormai viene arsa alle fiamme, si trovano una pira interessante. Sono libri, pergamene, accatastati uno sopra l'altro, alla cui base vi è un vecchio di una certa età, supplicante, diciamo, messo alla base di questa pira, che sta supplicando dei soldati. Sappiamo chi è. Ma intanto siamo tutti insieme. Fatemi parlare, poi vi dico. Fatemi finire. Quando i soldati gettano l'ultimo cadavere nella pila di fiamme, si sentono delle urla. Uno di loro rabbrividisce. Ma non li potevano ammazzare prima di dargli fuoco. Quel mago è un sadico. Non voglio neanche averci a che fare. Uno che brucia i bambini vivi non è neanche un essere umano. Fa silenzio, arriva il comandante. Arriva un soldato che sembra graduato. E allora? Chi è questo vecchio? Perché è ancora vivo? Mio signore, noi. Voi siete degli idioti. Avete sentito l'ordine? Nessun sopravvissuto, nessun testimone. E poi, questi libri? Perché li avete accumulati? Dovete dargli fuoco. È il vecchio alla base della pila. Mio signore, vi prego, fermatevi, fermatevi. Egli viene calciato immediatamente indietro. Taci, miserabile. E lui dice: vi prego, uccidete me, ma non bruciate questi libri. Qui c'è tutta la conoscenza dell'umanità: medicina, architettura, scienza. Se brucerete queste carte, l'umanità tornerà indietro di diversi secoli. Prende la spada il comandante e trafigge il pover'uomo, gettandolo un'altra volta indietro verso la pila di libri e pergamena. Questa viene immediatamente. Una volta colpito viene smossa e iniziano a cadere sul povero vecchio e tutto intorno. Forza, gettate l'olio. Mio signore, il vecchio è ancora vivo, dovremmo finirlo. Ho detto gettate l'olio e bruciate tutto.
cazzo. Buongiorno ragazzi, è mattina. Ah, così ce lo dici. Sì. Ci svegliamo tutti sudati. Io mi sveglio imbervito, però vabbè. Direi. Come se avessi visto la scena che ho appena visto, effettivamente. Ma ricordiamo. Yes. Ok. Io guardo gli altri e faccio, ma non è possibile. Imprecando, do un calcio alla prima, alla prima cosa inanimata che c'è lì vicino, un sacco, una catasta di legna, un barile, non me ne frega niente. Tipo la tua stuoia lì. Una pietra, lo calcio nel cosmo. Figlia di puttana. Bam. Così. Io guardo Duncan e faccio, no, ma non è possibile che non ti ricordavi cosa dire al giuramento. Ci sarebbe bene, però non sei dell'umore giusto comunque. Ma. Perché non mi ricordavo davvero cosa dire al giuramento prima che i miei vecchi ricordi arrivassero. Ho capito. Quello ero io. Giuramento. E dopo, cioè, inizialmente ero io. Io di adesso. Soltanto dopo è arrivato il Duncan di una volta. Ah, ancora non so perché ho detto sì. Comunque... Francesco, io la prima cosa che faccio, mi do due schiaffetti in faccia, esco fuori e cerco di avvicinarmi. Stai laggando, Davide. Io potrei anche rispondere con un pugno corazzato, però... Davide, scusa, stai allora, laggando. Abbandono loro, diciamo, un attimino. E mi allontano, esco fuori e vado verso un'altura, sopra un albero, cerco di vedere all'interno delle mura della città. Allora, per riuscire a vedere all'interno delle mura non è proprio un'impresa facile, dovresti arrampicarti su un albero molto alto. Vabbè, ma dalla distanza non si vedono più o meno le torri che si guarda, vedono, riesci... ci sono? Non... Allora, non è una città imponente, è una città chiusa da mura, ma non... questo non significa che sia una grandissima città. Riesci a vedere a malapena qualche punta di soffitta, ma proprio pensi che siano case abbastanza grandi per poter avere questi soffitti. Ma solo con questo non riesci a stabilire granché. Quindi non riesco a capire che stile se di puoi vedere bene la città, ci sono. Che... Se vuoi vedere bene le strutture interne, no. Sei costretto ad entrare, anche perché non siete in montagna, siete in pianura. Non hai, ok, non hai ritorno modo. Dentro e dico, Duncan, tu che sei stato all'interno, descrivimi la città. Non è, Duncan non è stato all'interno. No, nel villaggio è stato, non all'interno. Ah, vabbè, nel villaggio. Io non mi hanno... Io volevo entrare, ma... entrare. Quindi? Io ho detto. Descrivimi un po' quello che hai visto all'interno. Ma... l'architettura delle case. Che si... Io non... Cioè... l'architettura delle case nel posto dove sono stato nel villaggio è esattamente come questa. Sono baracche di legna. Baracche di legna? Guarda che non sono, io non sono riuscito ad entrare nelle mura. Perché non ci sono prove che io sia effettivamente un nobile. Dico, anche voi avete vissuto un episodio del vostro passato, vero? Sì. Ok, ed eravate coscienti che era un sogno? Non durante, ad un Avendolo certo punto. già vissuto. No, io non ho sentito nessuno, ho sentito solo la gara. Ti ho sentito solo avendolo vissuto. No, ho detto, avendolo vissuto abbiamo comunque la consapevolezza che è già esistito, quindi sappiamo che è una capolata, diciamo. È un sogno. Anche Bene, se non è un per sogno, sembra non è reale. un sogno. Un ricordo. Non è la stessa cosa. Bene, ragazzi, direi di concludere qui la serata. Così avrete modo anche a freddo di ripensare a quello che è accaduto. Grazie.
Ehi. Vabbè, io volevo soltanto dirgli una cosa a loro. Ok, concludete. Allora, vi do un giro di per concludere e poi chiudiamo. Ok. Una alla volta. Io nella mia parte di sogno sono andato a cercare notizie riguardo questa città. Secondo l'era del sogno, questa città doveva essere una fortezza splendente, bellissima. Guarda che non credo che questa sia Mirondil. Questa non è Mirondil, è troppo piccola per essere Mirondil. Ma non ci sono sufficienti rovine perché questa sia Mirondil. Dovremmo essere circondati di rovine. Siamo da Forse siamo qualche nella altra. parte esterna. No, perché anche, cioè, questa città probabilmente è più piccola di un singolo quartiere di Mirondil. Ok, Duncan, ti sei appena guadagnato dei punti esperienza. Noi siamo da qualche altra parte, però io onestamente, come facciamo a chiedere dove siamo, quando siamo, in che zona siamo, senza essere sospetti? Dobbiamo prima acquistare la fiducia di qualcuno e poi in caso chiederemo. Va bene ragazzi, allora se non dovete aggiungere altro io chiuderei. Allora, Martina, Roberta. no, a posto, dovremmo. Marti? Ma Marti è completamente mutata. Aspetta, non l'ho mutata io, scusa. Marti, scusa, Sono mutata. Ah, tu mi hai t'ho mutata. mutato io, non me ne sono reso conto, scusami. Ah, Va ecco, bene, qui non infatti ha dopo ho sentito niente. parlato mezzo. No, io ho sentito, è lui che non ha sentito, ho No, no, parlato lui dicevo, mezz'ora. Fa, ripeti quello che hai detto, scusami perché non sapevo Grazie al che... cazzo da quando. lo No, so, dicevo che dispiace. Davide ha cercato informazioni, ma probabilmente certe informazioni arriveranno. Sicuramente la consua a chiedere una mappa non si fa peccato, perché vogliono una mappa non è un peccato. E se possibile, una cosa che potrebbe essere utile, la prossima notte, se ci capita di nuovo di risognare le cose, cerchiamo di vedere una mappa di Mirondir per vedere poi se con la mappa che ci troviamo qui in questo posto qui c'è una qualche somiglianza, attinenza o c'è qualche collegamento in qualche modo. Questo è passato dal cacciatore di tesori, le mappe di tesori. Perché se questa non è una città, non è grande neanche quanto un quartiere di Mirondir, come ha detto stavamo dicendo. È ovvio che non è la stessa cosa, però che ci sia qualche attinenza, perché ci trovavamo lì e ora qui, boh, non si sa. Cioè, secondo me è un'idea topografica di vedere come sono fatti i posti e ci potrebbe aiutare a creare dei collegamenti, perlomeno, se non a capirci qualcosa. Non so se mi sembra che ho detto una cazzata. No, vabbè, ha perfettamente senso quello che hai detto. Allora, ragazzi, direi di darvi PX. Ok. Sì! IPX! Esatto. Due! IP, no, IPX. Prendetevi. Allora, prendetevi tutti, segnatevi tutti 70 punti esperienza. Allora, Ho fatto il siamo a. livello up. Il cazzo. Improbabile, siamo a. Siamo a Probabile, preso. 120. Io sono a 120 perlomeno. Tu sei a 120, noi siamo meno. Tu sei a Scusa, come è quanto? fatta? Come fai a essere a No, c'è qualcosa che 120? non va. Come è fatta ad essere a 120 se io sono a 220, forse. 170? 220, non 120. Ah, 200. Ah, sì. Sì, buonanotte. Se vuoi ti rimetto a 120, eh. Io ho No, va bene così. 145. Io ho 25 più 50 più 70. Marco, Se il DM conferma. io non posso confermare, Martino, non ho la tua scheda. C'ho quella carta, cioè non la posso editare. Secondo te perché sono incazzato? Ok, vi ho segnato a tutti. Marti, quanto hai detto che hai? A me si risulta 25 più 50 più 70, cioè 145. Ok. Verosimile? L'altra volta ho preso 50 anziché 100 che hanno preso Marco e Stelia, e altri hanno preso 50, quindi Allora, come. dovresti avere. Allora,
50. Dovresti avere, non dovresti avere quei 25. Come ho fatto a prendere 25? Non lo so. In teoria non dovrebbe essere possibile. Perché io avevo dato, il minimo che ho dato è stato 50. Io 25. Allora. Non so. Aspetta un secondo. Portati a 170. Ok, 170. Ok. La prossima volta voglio avere la scheda, sappilo. Va bene, ragazzi. Se no, penalizzazione. Esatto. Io immaginavo. Chiudiamo qui. Grazie per averci seguito anche questa settimana. Come sempre, l'episodio su YouTube lo troverete prossimamente. Ringrazio sempre gli amici di DeviantArt per le mappe. Ragazzi, buonanotte e alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buonanotte.